Quest'anno il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Serino, ha voluto dedicare il calendario esercito 2023 per la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della guerra di liberazione cui partecipò il nostro esercito. Dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre, in soli 98 giorni il Regio Esercito riuscì a ricostituirsi e costituire un raggruppamento motorizzato che costituito da 5.200 uomini, che lottò, conquistò Montelungo in onore della nostra terra d'Italia affinché fosse libera e affinché potesse vivere e potessimo vivere le generazioni successive quello che siamo noi oggi.